Oh, rieccoci signori, rieccoci con la nostra Lara e quindi niente, proseguiamo un pochino. Eravamo spawnati qui fuori dalla piscinetta e vediamo un pochino dov'è che dobbiamo andare. Voi mi raccomando, vedete un pochino dov'è che il tasto mi piace perché va premuto, va premuto. Quindi mi raccomando signori, mi raccomando. Allora. Ci sono un paio di strade. Vediamo quale è quella. No, ci sono più strade. Si va anche lì sopra. Allora, vediamo un pochino perché. Ma tra l'altro, come. Prima l'analogico destro non funzionava per cambiare la. Per spostare la visuale. Siamo. Orca la puttana. Aspetta. Vai, corri, corri. Aspetta. Salta. Mannaggia quella puttana. Vabbè, diciamo che va bene così, eh. Non era proprio l'intenzione. Volevamo fare un'azione evasiva da panico, ma non ci è riuscita granché bene. Ci sono diverse strade e diversi pertugi. Noi adesso proviamo a dare un'occhiatina in giro e vediamo un attimino dov'è che dobbiamo andare. Sì, prima apparentemente c'era. Cioè, vabbè, comunque. Interessante. Qui si sale. Potrebbe. Ci proviamo? Allora, po si potrebbe scivolare. No. Non credo che. No, qua si scivola. Ok, vabbè. Noi sempre con calma e circospezione diamo un'occhiatina in giro, signori, senza farci prendere dalla foga, ma con calma e circospezione vediamo un po'. Orco due! Deve venire, no? Allora, aspetta. Dove sta? Com'è possibile? Leone, eccolo. Aspetta. A posto. Cioè, il problema è dato dal fatto che ci sono un sacco di stradine. Allora, noi da qua eravamo. Questa era quella a destra della piscina. Scusate, io devo ricontrollare ogni volta perché no. Questa è da dove siamo venuti, giusto? E qua sopra. Vediamo un attimino, perché tanto c'è comunque la strada pure dall'altro lato. Poi ritorniamo lì dove ci stavano i leoni, però c'è comunque da controllare un pochino il tutto. È più grande del previsto, attenzione. Ok. Dove cazzo sto? Sono. Vedo una sega. Ok. Allora, per il momento le azioni evasive. Le azioni evasive da panico di Lara. Ok. Poi, prima di tutto, togli le pistole. Qua. Questo è da aggrapparci palesemente. No? Come no? No, forse è una porta. Forse è una porta. Vabbè, noi nel dubbio proviamo, che cazzo ne sappiamo. Arrampicate qua, lì c'era un'altra porta.
Lì sotto ce ne sono altre due. E va bene. Va bene, ok. Allora iniziamo ad arrampicarci un pochino e capiamo dove minchia dobbiamo andare. Allora, da qui. Aspetta, mi devo ricordare come si cammina. Ok, così. Un po' meno. Perché questa? Perché la capri ha voluto fare queste capriole così a gratis? Lo spiegate? Voi avete una motivazione valida per una cosa del genere? Io non credo. Però lei lo fa così. È istrionica. Ferma. Bravissimo. Ora. Guarda, io farei quasi un. Arriva là sopra o arriva di qua? Noi nel dubbio facciamo così. Fermati! Dio Madonna! Qui una salvatina ce la butterei, eh? Te lascia fare, te lo dico io. Salva. Allora, vai così. Gira di qua. Non credo, no. No. No, non ci arriva. Vabbè, si vedeva, però uno ci prova perché signori, a volte non si sa mai cosa possa riservarci questa Lara. Spero non sia la strada principale questa, perché abbiamo quelle altre da fare che. Ok. Ferma. Allora, qua quando è così la rincorsa potrebbe essere anche pericolosa, ma noi. Aspetta. Sopra no. Ok. Qua ce la dovrebbe fare così. Ok. Anche meno. È a combinazione questa cosa? Non mi ricordo minimamente. Bisognerebbe prima di tutto salvare. Poi capire. Allora, come se non fosse successo niente. Andiamo a vedere qua perché non. Apparentemente. Però comunque trattasi di combination, trattasi di combination. Però visto che ci stanno tutte ste porte, immagino che qui si prosegua per la principale, no? Quindi forse converrebbe andare a vedere prima ste altre strade. Ti frega un po' il fatto che ci sono così tanti percorsi che obiettivamente dovresti capire qual è. Cioè capire, provare a capire qual è quello. Però se là è partita la musica, secondo me c'è dell'inghippo lì. Quindi prima magari ci vediamo
Anche perché qua non avevamo visto tutto. Qua è dove c'erano i leoni e va bene. Ok. Potevamo effettivamente. Che qua ce ne eravamo andati, ma in realtà no, ci mancava. Cioè, solo da prendere questo, ok. Sì, ho azzardato ad andarmene pensando ci fosse molto più da vedere, in realtà no. Ok, va bene. E un'altra cosa era nella stanza principale, cioè principale, lì nella piscinetta da dove siamo usciti, perché penso a questo punto che lì dove ci stanno quelle porte sia appunto la il proseguio. Quindi vediamo un attimino. Allora, come detto, ragazzi, voi mi raccomando con i like, i commentini che non vi costano niente, ma supportano quella che è la mia stoicità nel cercare di non lanciare pad o altro. Oddio, però pure qua. Sta, eccolo là. Morto? Dai. Saluto agli animalisti, ma pensate a noi, scusate. Cioè qua, le vittime siamo noi. Qualunque cosa fosse, non ti fermare. Sto paio di palle, mi sa. Ok. Dov'è? Non lo so. Allora. Ah, cazzo. Minchia, dove devo andare io, mo? No, non mi voglio neanche perdere le strade, quello è il fatto. Allora, vabbè, salvo qua così magari se. No? Mi fa capire se ce ne stiamo andando o meno? Ah, no, vedi. Ok, questa è una strada che non avevamo fatto, quindi era l'altro pezzo del zona piscina. Va bene. Ok. Incredibile. Mamma mia. Attenzione du Brasil. Con quali dribbling? Nazionale brasiliana. Per la puttana di Eva. No, aspetta. Cristo. Però devo dire la verità che con questa enorme leggiadria e con questo palo vediamo qui sopra. Ce la fai? Ah, no. So fa una alla volta. Aspetta, andiamo a vedere perché non. Una cosa che ti potrebbe aiutare, in realtà che ti poteva aiutare, era mettere il sound che c'era un'apertura di una porta. Aspetta.
Ok, ho chiesto un paio di palle. Non vorrei che ci fosse qualcun altro da fare prima che ti spegne il fuoco. Allora, ci stanno un sacco di bestie in acqua, quindi magari... Ma sono sorci? Di mortacci loro. Allora, aspetta, magari... In acqua c'è qualcosa che ti spegne il fuoco, perché per forza... Vorrei prima eliminare i sorci, però vabbè. Andiamo a vedere. Come cazzo si nuotava? Controlliamo, signori, se c'è qualche... Inghippo. Allora c'è il sorcio. Che è grande il doppio di Lara. Possibile che mi devo da fuoco? Sabim. Io penso di no. Ci deve essere qualche altro inghippo. Perché morire male infuocati non... si è spento. Aspetta, abbiamo passato... Allora è a tempo. No, io come detto non mi ricordo una beniamata sega. C'è la... quella specie di striscia sullo start. Quindi probabilmente è da fa tutto de corsa, sì. Porca. Vai, attenzione. È che... Ok. È problematico perché il problema è che devi fare i salti millimetrici. Qua in realtà la cosa che dobbiamo fare è continuare, proprio continuare a saltare tipo canguro. Perché piazzarsi bene ti fa perdere troppo tempo, quindi va bene così. Allora, andiamo all'altra porta, ne facciamo una alla volta. C'è neanche qualche simbolo sulle porte che ci faccia capire. Ah, no, non è vero, c'è il simbolo sulle porte per farci capire. Vedi, quella che devi attivare per aprire questa è la prima e l'ultima, o quelle tre centrali. Ci sta. Basta fare un po' di attenzione, prima e ultima. Ok. Allora, vediamo se quelle da aprire sono Y o no. Omega là. Aspetta, sta rimettila su. E poi vai con la prima. Aperto. Penso di sì, sembra di sì.
Yes. Ok. C'era l'indicazione. Merda. Cristo. Ma purtroppo l'azione evasiva da panico era discretamente limitata. Allora, prima di andare là dentro, andiamo qua a destra sopra. Vediamo. Cosa c'è? Che poi, non mi ricordo se ve l'avevo detto, no? Forse ne abbiamo parlato in live. Allora, aspetta, facciamo questo poi. Che era. Porca puttana. Super Ciro, c'era l'imitazione di Lara Croft all'epoca ed era. Ah, ce ne servono tre per aprire qua. Niente, quindi. Un altro. Allora, quella è seconda, quarta e la prima non. No. La prima non si capisce, no? Sono Y, quindi terza e. Allora, facciamo questa. Questa la rimettiamo su. La prima non si capisce perché è come se fosse consumata, quindi vediamo se è da attivare o meno. Prima facciamo l'attivata e poi vediamo se si apre. No, quindi la prima è da rimettere su. E dicevo, c'era la cosa, imitazione fatta da Sabrina Impacciatore. Me l'avete ricordato anche altri che. Potete rivedere su YouTube c'è qualche clip. Il giocatore impedito, tipo il giocatore. Però è il. Già all'epoca era del 97 la limitazione. Che proprio. Le movenze di Lara sono quelle. Sono quelle. Però non era il giocatore il problema, ma effettivamente era proprio Lara che aveva. Allora fatemi salvare, che è da un po' che non salviamo. Attenzione. Che aveva questi movimenti impossibili. Facciamocele a giro così, almeno vediamo se. Se qua dobbiamo. Barra possiamo recuperare un altro lingotto. Perché là ce ne servono tre per aprire. Allora, là sopra. Certo non ci arrivo da qua. Vediamo. Lì si scende e qui si sale. Allora, proviamo a scendere. Spostiamo e vediamo se ce lo possiamo tirare indietro. Credo che abbiamo fatto qualche danno. No, non devi salire, lo devi eventualmente spostare per vedere se c'è un pertugio qua dietro. No? Ok. Adesso però posso salire? No. Oh, perché vedevo. Ah no, nell'originale non c'era Erbugo, quindi no. E mo vediamo se ci ha aiutato questa cosa. Ok, ne sarei così certo. Comunque. Andiamo anche su. Molto su. No. Mamma mia, che rischio. No, non riesco a vedere se c'è qualche appiglio, qualcosa che mi può essere utile stando qui sopra. Perché da qua a là non ci arriveremo mai. Però, come cazzo?
Il fatto di arrivare qui sopra, perché? Spostare quello è stato un danno? Chi lo sa? Merda. Soprattutto io quando cazzo devo andare? Cioè, qualora volessi andare lì sopra. Aspetta, non so qual è l'altezza di sto coso. Troppo, ok. A meno che... Credibile! Allora, intanto salva, ma io non credo che... Cioè, là ci si deve arrivare in qualche modo. Porca la ma... ok. Bisogna essere precisi, impavidi e sprezzanti. Allora, aspetta, salva, perché qua ho sentito già delle scimmie che... Vediamo. Ogni tanto metto la vecchia visual che... Non era poi così male, anzi, si vedeva di più. Cazzo, siamo andati a finire. No, vieni qua, a pezzo di merda. C'è qualcun altro là sotto pure, però. Minchia, scimmie, coccodrilli. Che cazzo è quel coso? Questa mappa è di pipistrelli e cose. Ok. No, una salvatina perché qua dovremmo fare un... credo un salto. Perché qua non ci arriviamo. E ma qua sotto fammi il botto. Penso. Penso. Anche se... Ah no. Addirittura. Cazzo. Stiamo sopra a dove avevamo incontrato i leoni, mi sembra. Ancora non muore. Perché penso che me lo butta in acqua io. Ok. Allora, prima controlliamo. Mo quella cosa de medicina. Ah, vedi, c'è il secondo piano qua sotto. Ma se io mo vado là sotto poi non risalgo più. Quindi preferisco andare lì in acqua e capire se. Ma scusa. Ah, ma è un altro che sta a portare il cadavere di quello? No. Ok. Vabbè, oh, vediamo prima. Facciamo così. Perché... Se volessimo andare qua sotto, basterebbe scendere da...
No, però dove cazzo escono tutti questi animali? Io non lo so. Vabbè, comunque. Vediamo. Qua. Allora, sott'acqua non c'è niente. Ok. Queste cose squadrate ti fanno capire una sega. Io potrei arrivare lì? Ma penso proprio di no. Cioè, comunque là sopra non ci arriviamo. E che utilità ha questa cosa? Solo per... Aspetta, però quello è un pavimento che si rompe. Ok. Quindi... Quindi no. E allora vediamo se effettivamente andando qua sotto... Però devo trovare il giusto punto perché io devo arrivare... Ah no, qua sotto, sì. Facciamo una cosa. In linea teorica. Ok, no, non devi risalire, cazzo. Ah, Cristo, qua ci rompono il culo. Quello ci sta aspettando. Proviamo. Però scusa, aspetta. Dove stavamo più sotto? No, però non stavamo più sotto. E allora scendiamo da qua, signori, dove abbiamo visto la cosa della salute. Che si scende in modo più tranquillo. Però cazzo, almeno potevo via la salute. Ma da qua non la piglio più. Scusa. A sto punto. Vediamo precisamente dove sta. Qua. Tanto vale. Era salute? Cioè, sì, salute e un sacco di munizioni. Quindi, una la usiamo subito perché ci siamo spezzate le tibie. E poi usciamo da qua. Ok, ora. Vediamo. Salute. Dai. Si vede una sega. Era solo per questo? Mm.
Potrebbe anche essere. Potrebbe essere perché le porte forse sono più di quelle necessarie per i lingotti. Quello poi lo piamo quando possibile. Là. Là dobbiamo andare. Merda. Qua c'ho paura a saltare. Andiamo a finire. Chissà dove. Chissà dove. Ok. Allora, da qua. Un attimino che facciamo così. Cosa? No, no, anche così. Poi hai visto? Sì. Perché è il piccione, ovunque esso sia. Sarà morto? Spero per lui di sì. Ora, no! Ma la fessa di tua mamma. Fanculo. No, no, non si riusciva più a fare dall'altro lato. Questa era l'unica soluzione. Un'ora e mezza, tra l'altro. Sottolineiamolo. Per un medikit. Salva, immediatamente. L'odio più profondo. Per questa esploratrice che deve morire male. Ed è giusto così. Ed è giusto così. Vabbè, mo da qua quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare un'altra porta, penso, sì. Direi di sì. Dove sta la scimmia? Dai, eh. Ok, vabbè, andiamo un'altra porta, va, alla prossima. Non era qua. Allora, prossima porta, signori, abbiamo il terzo e il quinto. Vediamo un attimo se si è aperta. Eccola là. Ah, cazzo. Vabbè. Diciamo che ci curiamo un attimo. Ci siamo un attimo spezzati le tibie, però. Che vuoi fa'? Allora. Andiamo una. Ah, devo andare qua dentro, immagino. Qua sopra? Credo di doverli premere. Allora, aspetta, prima fammi vedere. Cosa abbiamo? Quello si sposta. Si sposta perché? Vediamo. Dove cazzo vai?
C'è un po' da lavorarci, signori. C'è un po' da starci dietro che... Allora, vediamo qua. C'è un pertugio, sì. Così. Non ho la minima idea di cosa abbia. Ah, aspetta, forse le spine ha tolto? No, li ha alzati. Ok. Fortunatamente non è a tempo, credo. Piano. Ok, allora. Dove dobbiamo andare da qua? Lì sopra, quindi da qui dobbiamo saltare lì, 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 lì. Un attimo, Salva la mano. Facile a dirsi e facile a farsi. Sì, come no. E uno, e due, tre, e sapim! Incredibile. Allora, guarda, ti dico, ce la facciamo al primo colpo. Vedete, vedete? Ferma! No! Cristo santo! Guarda, non salvo, signori, non salvo perché io mi sento che ce la facciamo. Voilà. No, aspetta. Sicuro non vogliamo salvare? Sprezzanti del pericolo? Sprezzanti del pericolo, signori. Perché noi poi... Piano piano... qua è un po' di sguincio, eh. Cristo! Mi sono bloccato. Porca puttana. Insomma, vabbè, oh. Tutto sommato l'abbiamo piato. Mo. Salviamo perché scendendo da qua sicuramente che fa una spina non la pigli nel culo. Sicuro. Vabbè, tanto abbiamo salvato. Vabbè, però no, in realtà ho premuto per saltare. Solo che non ha voluto. Non è che uno se vuole per forza fa male. Stanno da tutte le parti le spine, eh? Piano. Va bene. Guarda, non si è fatta manco male. Incredibile! Allora, prossima porta. Aspetta. Ce ne stava un'altra qua, no? Primo e quinto. Primo e ultimo. Vai. Sapim. Scorciatoia. Sapim. Questo lo rimettiamo a posto. Passiamo. E... Allora, siccome ci stiamo continuando a spezzare le mani qua. Ok. Salvatina? Sì. Caccio di pistole. Leone? Ma qua già ci siamo stati. Oh merda. E allora... No. C'è qualquadra che non cosa.
Cazzo, io ho due ce n'ho di questi. Dove cazzo l'ho lasciato l'altro? No. Ma scusa, con quale violenza poi? Allora, ce ne manca un altro. Ce ne manca un altro. Che strada non abbiamo fatto? Abbiamo lasciato qualche porta qua? Aspetta, mo mi è rivenuto in mente. Noi avevamo sbloccato quel cancello qua, ma non mi ricordo dove stava. Di qua? In una delle altre porte. Vi ricordate che ci aveva fatto vedere quel portone d'acciaio che avevamo sbloccato? Mo vediamo. Eccolo qua, eccolo qua. Un'occhiatina in giro che comunque, come detto, anche con la visuale grafica un po' retro, lascia fare che infatti mo oh merda. Dobbiamo qualche volta ci rifacciamo la partita all'originale su PlayStation che mi ha fatto vedere che ci abbiamo, quindi porco due. Tanto ormai stiamo usando i comandi tank. Con la vecchia Madonna santa, ho sbagliato tasto. Con la vecchia visuale, comunque vecchia grafica, si vede pure meglio. Cioè, meglio non qualitativamente, però a livello di visibilità dei segreti o altro. Poi le musiche sono bellissime. Peccato che partano non spesso. Solo quando c'è qualcosa di particolare. Ma io dove devo andare, scusa? Cristo santo. Vabbè, ma là comunque non c'è niente, o no? È inutile che mi arrampico lì. Facciamo così che vediamo meglio pure. Midas trasforma tutto in oro. Però c'è. Scusa. No, non me la ricordavo questa cosa. Allora, signori, qua avevamo lasciato, vedete, ricordate qua dove avevamo da sopra c'era la piscinetta e tutto. Ecco, qui dove si scendeva, c'era il pertugio dall'altro lato. Mo non so se sta qualcosa là. Poi ritorniamo a quello di Remida, là che... vabbè, vediamo. Ok, occhio che ci stanno... che cazzo? Aspetta che stiamo pure a morire con sti cazzo dei pipistrelli. Mo capiamo se abbiamo lasciato qualcosa qua. Sta strada non l'avevamo fatta, l'avevamo... schippata! E ce la fai arrampicarti, no, eh? Dai, facciamo le cose con stile. Vediamo qua dove... sbuchiamo. Sì, c'erano zone che non avevamo raggiunto, però vediamo. Noi ci manca un lingottino. E lì dove Remida va a trasformare tutto in oro,
Probabilmente poi ci dobbiamo mettere pure i lingottini, in realtà, però. Abbiamo qua. Ah, qua è la parte. Ok, quella che si scassava. Non so se vi ricordate. E facciamo che una salvatina ce la diamo. Facciamo così e vediamo anche di romperli sti cosi. Ok, perfetto. C'è nient'altro? Pare di no. Oppela. Vabbè, meno male che non ci siamo spezzati niente. Attenzione qua. Non riesco a vedere cosa c'è sotto, ma si scivola. Si scivola. Ok. Momento che prima diamo un'occhiata. Penso qua dobbiamo andare. Forza. Ok. Stoppiamo. Ok. Ancora non c'eravamo passati. Allora, dena salvata perché sta musica non mi fa stare tranquillo. L'ho salvato solo 105 volte. Ed è pure poco. Ed è pure poco. Ok, la musica è finita, signori. Andate in pace. Non era così, credo, ma va bene. Ok, siamo risponatis qui. Dove non eravamo riusciti a salire. Ok, quindi era questa la strada maestra. Mo' vediamo se da qua. Piano. Ok. Qui c'è dell'acquetta. Cazzo. Esci. Dove cazzo va indietro? È così, giusto a sfregio. Niente. Andiamo, andiamo qua. Ok, un altro pipistrello, ma questo non è un pipistrello, però. Guarda. Famo nel dubbio prima così. Poi. Vedi? Attenzione! Attenzione! Mo, attenzione veramente perché qua. Stanno i leoni? Eccolo là. Sta di là, Lara. Lo vedi? No, non lo sta a mirare. Se ci riusciamo a fermare qua nel pertugio, non vorrei scendere a buffo, se possibile. Cazzo, sono pure due. Temo di eliminarli. Ok, va bene.
Morto. Perfetto. Quindi qua si può scendere. Pare di sì. Ok. Allora, quando stiamo... C'è uno scimmiotto, quindi qua ci siamo... Ah, ok, qua ci eravamo venuti. Yes. Ok, quindi adesso possiamo andare a portare sti lingottini, giusto? Penso che dobbiamo andare a portare... Allora, visto che là ci aveva detto no, io immagino che dobbiamo... Mo' vediamo se si può fare, ma penso di sì. Dobbiamo mettere i lingotti lì dove c'è la mano di Remida. E poi andarli a portare dove andavano portati. Che naturalmente non mi ricordo dove. Ma attenzione perché qua eravamo morti male, quindi. E quindi... Ah, sì, mi dovrei pigliare pure il medikit. Giustamont, no? Di qua. Basta. Là ti viene... Cioè, ti viene, tu clicchi il tasto che lui ce l'ha memorizzato per i secoli successivi. Allora, mo... Vediamo se effettivamente. Oddio, quando ci siamo passati prima è uscito per un microsecondo, un nanosecondo l'iconcina di questa. Vai. Vediamo. Ok. Bella. Una alla volta? Va bene. Ok, niente, cazzo. Perché c'è il tasto poi per accettare. No! La faranno i nostri eroi? Chi lo sa? Vediamo. Vediamo se... vedi, però c'era segnato che dovevano essere d'oro, mica sei piano così. Fracichi. È uno. Ok. Con quale stile? Ma no, qui anche meno, basta. Ok. E che faticaccia. A posto così. Si può? E se ne va. Tempo impiegato 1 ora e 40. Ah no, però 1 ora e 46 penso perché ho lasciato pure in pausa prima, sì. Vabbè, saranno un'ora e mezza comunque. Nel mezzo c'è stato il pranzo di mezzo. Vabbè, comunque, signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Chi lo sa? Chi lo sa? Non lo so. Dipende pure da voi. Se lasciate like, se condividete, se commentate. Tutto dipenderà anche da voi, signori. Quindi, mi raccomando, siateci. Siateci. Si salta là. Chi lo sa? Lo vedremo. No, in realtà no. Da qua si capisce che non c'è. Sembra un pertugio, ma non c'è. Alla prossima, cari, un saluto a tutti da Queltalea. Seguite anche sull'altro sito per le live e sul secondo canale, dove ci sono altri giochi, altre serie, altre cose, tanta roba. Alla prossima, ragazzi.